trovarci in studio una nostra amica. Il suo nome è Emma ed è questa qui, guardate. Ma io non sono mica niente di speciale. Sono una vecchierella che in gennaio farà i 93 anni. Pensa un po'. Accomodati. Grazie. E sono sempre anche infreddolita, per cui io sto bene quando sono bella coperta. Estate e inverno. Estate perché il sole mi brucia, mi fa diventare tutto un viso paonazzo. E poi perché sono allergica al sole e anche con su gli indumenti. Il sole mi pizzica e mi fa venire le vesciche perfino sulla schiena. Ho questo difetto e me lo devo tenere. E così me lo proteggo coprendomi e me la cavo. Comunque sono ancora qui. È qui Emma Morosini, buongiorno. Non si dice mai l'età, ma 93 anni no, li ha fatti. Sono fiera della mia età. Vieni che ti accompagno. Grazie. Accomodati. Grazie. E allora Emma Morosini, buongiorno. Buongiorno. Beh, mica si ferma Emma, no. Anzi, siamo alla vigilia di un'altra partenza, vero Emma? Sì, è che bello, vedo l'ora. Ma com'è che stai meglio dell'anno scorso, te, che ti vedo ancora più vitale, ancora più luminosa di prima? Beh. Che hai combinato in quest'anno che non ci siamo visti? No, quest'anno non ho camminato. No, proprio poverina, ma adesso recupera. Sempre impegni a destra e a sinistra, cammini niente. Ho girato l'Italia a fare testimonianze delle mie Delle tue bravate, ma non delle tue cose belle, per le i pochissimi pazzie che non conoscessero Emma, questa donna straordinaria che ci ha fatto innamorare della vita. Diciamo che è una donna che ha diverse migliaia di chilometri alle spalle, perché un giorno ha deciso, è andata in pensione, che il buon Dio andava ringraziato, la Madonnina bisognava andarla a trovare proprio nei luoghi dove stava. E ti sei messa in mente di cominciare ad andare a piedi a fare la pellegrina? È vero? È stato, ho iniziato questo perché... Perché dovevi dire un grazie. Mi sono trovata in circostanze difficili per la mia salute, che tanto che i medici mi dicevano raccomandi la tua Madonnina perché non sappiamo la cosa come andrà. E in quella circostanza ho promesso che sarei andata a Lourdes a piedi. Sono guarita molto bene, promessi. Sì, ma detto tra me e te, ma non ti bastava Lourdes? No. Devi per forza andare in tutto il mondo, ci sei dovuta andare. Scusate, perché Lourdes, Fatima, Częstochowa, Aparecida, Guadalupe, Messico, insomma, non vi dico dove non sei andata. Raccontaci un po', quando è che hai preso il vizio di andartene sempre in giro? Quando hai cominciato? Ancora la prima volta, proprio. La prima volta. E mi sono talmente entusiasmata, è stato così bello. È una cosa che ti ha coinvolto, ti ha portato via il cuore. Io voglio dire a casa, grazie alla regia che ci manda questa grafica, allora 5.300 chilometri a piedi per andare a Lourdes, 3.800 a Fatima, 6.000 per andare ad Aparecida. Chi ti dà, Emma, la forza? Lui. Chi ti dà la forza? Il cielo. Ce lo dici? Sì, il cielo che ti aiuta e ti mette quando sono in cammino, io non ho l'età che tengo, divento giovane. Davvero. E mi sento le ali, la voglia di andare. E poi altra cosa, io sono sola nella vita e sola in tutte le cose, però non mi sento mai sola. Accanto a me c'è un angelo che mi guarda, perché se non fosse così non sarei qui a raccontarvi la mia storia. Senti Emma, in questo libro, La seconda tua fatica, l'amore si fa strada, tu racconti tanti episodi. Sì. Alcuni bruttini, quando ti risvegli dentro una chiesetta di campagna coperta di lumache. I pipistrelli. Successo. Raccontaci un po' questi episodi. Raccontaci che cosa hai vissuto. Il problema dell'essere pellegrina, veramente pellegrina, arriva pesante alla sera, perché non sai, non ti puoi permettere, poi come pellegrina è escluso che tu vada in alberghi, certo.
Devi chiedere ospitalità dalle famiglie oppure negli ostelli, ma sempre no, non si trovano. E se ti trovi in un'immensa campagna dove sono centinaia di chilometri, che fai? Il tuo rifugio non può essere altro che il campo, o un fossato, una panchina se hai la fortuna di trovarla. E la sera ti guardi attorno e in quelle circostanze lì della storia dei pipistrelli ho visto una casa abbandonata, aveva l'erba alta così all'intorno, detto, qui certamente non ci abita nessuno, non aveva imposto, non aveva vetri, non importa, tutto. Allora può servire a me, ho aspettato che venisse un po' scuretto e mi sono ma come sono giunta sulla porta? Subito mi è venuta una folata, un svolazzamento, sono rimasta allibita, un polverone. In quella casa lì abitavano i pipistrelli, era la loro dimora, è cessata da quanti anni. Certo. Arrivi tu all'improvviso e disturbi questi pipistrelli. Un pandemonio che al momento mi sono... C'erano state centinaia e centinaia e centinaia. I pipistrelli si sa che ti possono prendere i capelli. E allora è venuto un attimo di paura, mi sono messa sulla giacca coperta perché, avrei potuto, bisogna anche proteggersi. Certo, mica siamo incoscienti qua, mica si parte incoscienti. Però ce l'hai fatta anche se non hai dormito tanto quella notte. Mi sono dormire una puzza. Gli ambientalisti li amiamo tutti, però il pipistrello come guanciale è proprio un pochettino, è dura da sopportare anche se facciamo un pellegrinaggio, questo per dire. Però dico anche una cosa, un giretto in Ferrari pure te lo sei fatta, un giretto in Ferrari, un regalo della Madonna, un regalo della Madonna quello, sì, perché era il giorno della Madonna Assunta, 15 agosto, quindi. E avrei in ogni chiesa, non c'era la messa in nessuna chiesa perché erano tutte concentrate in una basilica antica che io non sapevo. Era Francia, dove stavi? In Francia. E pregavo il Signore che mi mandasse un angelo per poter arrivare alla messa, perché l'avessi saputo prima, avrei fatto i 15 chilometri a piedi, ma non sapendolo. Alle 9 ero davanti alla porta della chiesa pensando che ci fosse, e invece il cartello dice la messa è celebrata a 15 chilometri. 9, andare alle 11, 2 ore non faccio 15 chilometri. Massimo ne farò 10. 10 chilometri? Non ce l'avresti fatta in tempo? No, tu che fai? Dici al buon Dio, aiutami tu, il tuo angelo potentissimo. Ma lui chi era, ti manda? Era sordo. Sordo? Ai. Tu hai insistito. Guarda l'orologio, manca mezz'ora, come faccio? Dai, dammi una mano. Ma non è che io vado a spasso, dice, vado dalla tua mamma, dai, dammi una mano, mandami qualcuno in aiuto. Niente, sordo completo. Giù, per avere più forte, giù con la testa come un perfetto asino, per avere più forte, perché mi tiro dietro un carrello. Dopo lo vediamo. Con mio carrello. Facci capire, allora tu hai detto all'angelo, dai, forza che tu andare dalla tua mamma, e allora? Manca 5 minuti, niente, il Signore non mi vuoi accontentare. Forse ho fatto qualche cattiveria che non ti va. Vabbè, io cammino lo stesso, arriverò al fumo delle candele, ma ci arrivo. E cosa succede? E intanto freccia una macchina e con la coda dell'occhio vedo che è rossa. E dico, mi sono arrabbiata, perché? Ma mi prende in giro quella lì, figuriamoci se prende. E sono ancora con la testa china, una vocina mi dice, signora, le serve qualcosa? Che cos'era? Una Ferrari testa rossa, proprio di quelle belle, di quelle occhi, vere. Era quel giovane, ma sono rimasta allibita. Vorrei andare alla messa, appena mezza voce, si accomodi. E dico, ma è il carrello? No problemi, su carrello. È arrivata puntuale, ci ha messo 15 chilometri, 4 minuti. 4 minuti con la Ferrari, meno male, che queste sono le sorprese.
anche quel signore è rimasto emozionato, che mi ha abbracciato, gli scendevo le lacrime dagli occhi. È stato una cosa meravigliosa. Signore, non bisogna mai dubitare, arriva quando vuole lui, però arriva la provvidenza. È sempre vicino. Mai dubitare, pensate anche per gli oggetti di viaggio che tu ti porti. Allora, il primo pellegrinaggio di questa testona viene fatto con le cosine che abbiamo qui messo vicino alla nostra scrivania, vicino alla nostra poltrona. Mele, il giubbino catarifrangente, in modo che, non, che no, anche allora di notte no, ti vedono. Ma allora anche quello. Manco quello avevi messo. È la prima volta con chi sei partita, fammi capire. No, meno di forse questo. Forse non hanno capito bene. Ecco, no, spiegaci bene come sei partita io la prima volta. Io sono partita con due panini. Due panini, li ha messi. Due mele. Due mele, ce l'abbiamo. E neanche un soldo. Manco l'acquina ti sei portata, manco l'acqua. Adesso che è diventata esperta, si porta l'ombrello, si porta il giubbotto catarifrangente e la bottiglia d'acqua. E anche il sacco a pelo. E il sacco a pelo. Sono diventata adulta. A 93 anni hai messo finalmente la testa a posto. E questa volta l'ho messa tanto a posto, perché continuo a dirmi: sei vecchia, sei da sola, ti può capitare questo o quell'altro. Allora ho pensato che una persona mi avrebbe fatto comodo averla vicina, e forse questo cammino che inizierò domenica prossima avrò una persona che per un certo periodo mi starà vicino. Allora fermiamoci un attimo, perché dobbiamo far venire l'acquolina in bocca a casa, perché vi diremo soltanto tra un po' dove questa testona ha deciso di andare a dire sempre quel suo grazie alla Madonna. Intanto guardiamo il suo arrivo, anzi facciamo una cosa, andiamo a Piazza San Pietro. Ci andiamo a Piazza San Pietro il 25 maggio dello scorso anno. Guarda qua che mi sa che te non l'hai mai vista. Guardate qua. Leggete soprattutto il labiale di Papa Francesco. Guardate. Custode del Papa e responsabile della sicurezza dice a Papa Francesco: è lei la signora che è andata, che cammina? E lui cosa le ha detto? Emma, che ha detto? Dito così, e campiona. Che ti ha detto? Campiona, perché insomma questa, quello era un incontro che tu desideravi fare, è vero? Sì, sì. Mai immaginatomi di avere una tale grazia. Proprio a Coronato si vede che la Madonna, infatti. Dacci la tua spiegazione, dai, dacci la spiegazione che mi fai infazzire. Benché io sia matta dalle gambe. Eh sì, l'abbiamo capito. Qui avete capito. Vabbè, questo non ci stanno dubbi, è chiaro. Però, è chiaro, le perizie non saranno mai il contrario. Però sono convinta che la Madonna gradisce questa offerta che io faccio a lei, che poi è un'offerta misera. Cosa te lo fa capire? Allora, come fai a dire questa cosa? Ce lo spieghi a noi anche. Perché dici questo? Quali sono i segni che lei ti dà, su cui tu capisci questo che ci stai dicendo? Prima di tutto la gioia che provi nel cuore. Tu non sei tu. Sei un non è che io voglia auto elogiarmi. T'abbiamo capito. Come un bimbo che va dalla sua mamma e non vede l'ora di arrivare. Nel tuo cuore c'è tanta, tanta, tanta gioia che non senti né freddo, né caldo, né stanchezza. Vorresti avere le ali per arrivare prima. E nel tuo cuore c'è sempre, immagina, adesso andiamo. È sera, è ora di fermarci. Ma no, se faccio un passo ancora, arrivo prima. E allora dai, sono stanco, non ce la faccio. Ma allora penso, Gesù a portare la croce ha fatto più fatica di quel che faccio io a camminare, e allora devo contribuire con qualcosa pure io, perché non sono un angelo, anche io sono una peccatora, come dice Padre Francesco. Ma qual è il tuo peccato più grande? Tu sei testona e ci piace questa cosa, ma se dovessi dire adesso,
Qual è la cosa più difficile per te in cui cambiare? Qual è la prova più pesante? Che abbiamo capito che non sono queste gambe belle che hai e i piedi veloci. In che cosa ti auguri di cambiare alla fine di questi pellegrinaggi? Sono tante le cose che... Dai, quella che proprio più ti pesa e che con cui ti sei scontrata quando tu incontri tanta gente, tanti che ti aiutano e tanti anche che invece sono diffidenti. Io vorrei... ma poter adeguarmi, perché come hai detto tu, sono testona e non mi adeguo agli altri. Ma è bella questa cosa. E invece lì hai dovuto imparare a rispettare anche le persone che ti prendono per matta, quelli che hanno paura di te. Qualche volta anche, diciamo, forse tu hai bussato anche alle case di sacerdoti che dicono noi non possiamo tenere una donna in casa, giustamente. No, quelli no. Però non tu quelli li hai perdonati, non disturbiamo. Non disturbiamo. Senti, qual è la prova più bella che tu hai ricevuto in tutti questi migliaia di chilometri che hai fatto da parte della gente? Ne ho avuto un'infinità di prove, tantissime. E... L'uomo è buono? Sì e no. In che senso? Non bisogna catalogare tutte le persone, però un po' di diffidenza ci vuole. Perché anche se sono vecchietta, ci sono anche delle persone malintenzionate. E come ti difendi tu? Io scappo. Scappi. La migliore, allora, la fuga è la miglior difesa nel vero senso della parola. Noi abbiamo lasciati appesi a casa, alla prossima tappa. Allora, questa volta non partirai da sola, ce l'hai promesso, perché insomma bisogna essere prudenti. E dove soprattutto te ne vuoi andare? Ci racconti dove partirai domenica prossima, Emma? Dove te ne vuoi andare? E dove parto da Malpensa, ovviamente. Bene. E vado in Paraguay. In Paraguay. E nella, non solo. La capitale, e Asunción. Asunción. Che ci vai a fare lì? E queste persone che mi accompagneranno, sono marito e moglie, un giorno l'una, un altro giorno l'altro, hanno piacere che io conosca il loro santuario, che mi dicono è molto famoso, non è come quello del Papa Lugano, però è molto importante. E così li accontento e faccio una settimana in questa notte. Poi intendo proseguire per lo stesso cammino che ho fatto 2 anni fa. Quindi, quando sono andata in Argentina. Sempre più. E nel mio programma ci sarebbero dai 1000 ai 1200 chilometri. 1000 ai 1200 chilometri da aggiungere solo per festeggiare ovviamente un compleanno fatto insomma a gennaio, hai compiuto gli anni. Questo per dire cosa l'amore, se mi permetti, Emma. Sì, la gratitudine può tutto, perché io ogni volta che ti incontro mi domando se tu sei vera o se è una visione che ho io, e mi sveglio la mattina e ho sognato tutto. Come si fa ad essere così? Al di là adesso dei tuoi limiti, dei tuoi difetti, come si fa ad essere così bambini dentro, così puri dentro? Sì, me lo racconti? Sono una bamboccia proprio davvero, perché certe cose non si fanno alla mia età. Però io mi sento, io le faccio. Cioè, dopo di noi c'è il mio medico, sei un caso da studiare nel vero senso della parola. L'amore si fa strada, titola il tuo libro che abbiamo visto anche in grafica. Sì. E tu lungo la strada, di strada ne fate tanto... Che cosa hai trovato alla fine di questo cammino finora e che cosa speri di trovare ancora, Emma? La gioia di poter dare qualcosa di me stessa alla Madonnina. Non ne ha abbastanza di perché te? Perché una preghiera, per quando ho iniziato a camminare per dire un grazie alla Madonna, mi sono rivolta al sacerdote per chiedere consiglio. Certo. E lui mi dice, ma puoi fare un'offerta? Un'offerta non è cosa mia personale, anche se la tolgo da quanto certo. necessario. Puoi fare una penitenza? Ho detto, ma penitenza io non le so fare. Ecco. Non mi va. Ecco.
E puoi andare in una casa di esercizi, saremo un mese in preghiera. Ma non ne parliamo, ah, no. Puoi mai stare un mese chiusa dentro una casa di esercizi? Io non ce la vedo proprio. E allora regali e macini migliaia e migliaia di chilometri. E poi è uscito a dire, ma se, non lo so se tu sarai capace, però potessi andare a Lourdes. Ma certo, mi è entrato in testa, nella capoccia. E non se n'è andato più, visto che continui a camminare, continui a fare la buona allora, peregrina, la e nonna allora peregrina. E allora mi sono detta, finché io avrò i piedi e le gambe che vanno, io cammino. Poi vi dico una cosa, questo sarà argomento veramente del mio medico, capire cosa abbia nei piedi questa donna, perché è di difficile comprensione. Questo lo voglio dire, sono soltanto le scarpine comode, sono le ali che ti ha messo l'angelo. Te mi sa che ce l'hai da veramente attaccate alle spalle, perché altrimenti non si potrebbe spiegare tutto quello che riesci a fare. Senti una cosa, rispetto al primo viaggio ed è l'ultima domanda che ti faccio, cosa metti in più nel tuo zaino adesso, nel tuo carrellino che abbiamo visto in foto? Poco più di allora. Poco più? Ah sì sì, latte in polvere. Latte in polvere, sentite. Pane secco. Secco, perché tanto metti l'acqua col bar, fai la zuppetta di latte, buonissima. E pesa meno. Certo, vedi. E acqua. E acqua. Pane, latte in polvere e acqua. E si va perché il buon Dio ti porta ovunque. Ci alziamo in piedi. Senti, guardate, io sono onorata e felice di questa piccola grande donna che è un nostro regalo anche a voi. Emma Morosini, ti seguiremo. Grazie a tutti di essere stati con noi. Grazie. Ce ne andiamo dal mio medico? Lo sono bravi che guariscono tutto, anche le vesciche ai piedi. Il mio medico. Grazie. Perché io avevo voglia di vedere? E certo pure io. Grazie. Thank you.